Partiamo dal principio. Martedì 17 luglio è una normale giornata di allenamento a Torre del Grifo. Le luci della sera prendono spazio a quelle del mattino e si cerca di pensare alla preparazione per il nuovo campionato. Ma all'improvviso la scintilla che crea la scossa si risveglia prepotentemente quel sogno chiamato Serie B lasciato nel cassetto dopo l'eliminazione ai rigori contro il Siena. Ultima ora, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso del Novara. Per il club piemontese si riaprono così le porte della Serie B. Una sentenza che, di riflesso, potrebbe favorire anche il Catania. A questo punto Catania sogna. Tra l'iter per il ripescaggio, lo Monaco mercoledì in conferenza stampa è chiaro. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Una clausola fideiussoria da 700.000 euro e una quota fideiussoria aggiuntiva da 400.000 euro. Queste le sue parole. In tempi brevi dovrà avere una decisione definitiva di quelle che al momento vede annullare una normativa per cui si era precluso la possibilità del Catania di concorrere al ripescaggio. Oggi il Catania ha questa possibilità di concorrere per il ripescaggio in classifica. Godiamo di un piazzamento rilevante e quindi è naturale che si accarezzi un sogno e eventualmente dovesse succedere noi siamo pronti a tutto. È una cosa che mi farebbe veramente piacere enorme per la nostra gente, che so quanto tiene alla propria squadra, so quanto è affezionata. Significherebbe un riappropriarsi di un territorio che è più adatto, un vestito che è più adatto al Catania. Quindi aspettiamo con impazienza che questo avvenga e comunque siamo pronti a tutto. Non ci si sbottona per le percentuali, lo Monaco non vuole illudere i tifosi e fare il passo più lungo della gamba, ma il Catania può veramente concepire il salto in Serie B. Ma di norme, delibere e criteri ci ha parlato meglio l'avvocato Mattia Grassani in esclusiva per noi. Quanto ai riflessi della pronuncia del Tribunale federale sulla società, sulla città, sulla piazza di Catania, credo che questi siano immediati e diretti e lo dico da legale che ha seguito per molti anni il calcio Catania S.p.A. nella gestione Gaucci, salvo poi interrompere i rapporti con l'arrivo della proprietà Pulvirenti. Ho conosciuto la passione, la competenza della piazza e credo che assolutamente questi tifosi, questa società possano vantare un pieno diritto di usufruire e di vedersi applicati i principi che il Tribunale federale ha sancito, e cioè che le violazioni in materia economico-finanziaria per quanto riguarda il pagamento di emolumenti, ritenute, contributi, TFR e indennità di fine carriera nel triennio precedente alla stagione in cui si ottiene il ripescaggio, si chiede se ottiene il ripescaggio, non vengono e non devono essere considerati. Il caso Novara dà un assist al Catania, il salto in Serie B è possibile e le parole dell'avvocato Mattia Grassani non lasciano adito a dubbi. In buona sostanza il Catania Calcio è depurato da ogni precedente giurisprudenziale, da ogni precedente disciplinare che prima di questa pronuncia di ieri del Tribunale federale invece impediva in radice al Catania di poter aspirare, e a questo punto il gioco delle graduatorie rispetto alle società richiedenti il ripescaggio credo che premi assolutamente il calcio Catania, per cui i tifosi possono a mio avviso già abituarsi ad un campionato 2018-2019 come militanza in Serie B. La possibilità del ripescaggio è stata accolta favorevolmente dai tifosi rossazzurri, un'ipotesi che si fa strada e che fa sperare di poter tornare in palcoscenici più adatti alla città. Ripescaggio in Serie B, ci crediamo? Ormai a questo punto ci dobbiamo credere, cioè stiamo parlando proprio di questo. E speriamo, se Dio vuole. Catania meritava la promozione quest'anno? La meritava, però sfortunatamente ce lo siamo giocati questo campionato. Allora, ci crediamo, è una notizia bellissima, però la volevo conquistare nel campo, ovviamente, la promozione.
però i presupposti ci sono, e già anche l'anno scorso pensavo che da sti ipotesi. Io sì, l'ho sentito. Ci crede? Ma a questo punto sì. Ottimista? Ottimista, certo. Sempre tifoso del Catania, da bambino. Ripescaggio sicuramente, ma lo sai perché? Per il bacino. Catania, ricordatevi che i playoff facevano 20.000 persone, per il bacino che ha non è né Parma, non è né Empoli, non ce n'ha. E poi se abbiamo i super tifosi e non abbiamo bisogno neanche di nessuno, ora torna Beghessi, torna Martinez, faremo un campionato di testa subito, immediatamente. Un 90% è una Serie B, Catania. La squadra ci sarebbe eventualmente per la Serie B? Sarebbe, allora perché ha cattato tutti i giocatori. Però già io mi vice abbonamento, basta che non aumenta. Sì, ci credo. Catania può fare bene in B? Sì, fa benissimo in B, anche per noi. Ma l'ha meritato di andare in B quest'anno il Catania o no? Sì, meritava, però non c'erano le forze di andare in B. Meritava andare in B. Speriamo di sì, stiamo aspettando tutti. Ci credeva a questa cosa? No, fino a qualche giorno fa no. Ha tutti i requisiti per poter andare in B Catania. Sempre sulla notizia, a modo loro. Stavolta Gino e Ciccio discutono in auto del possibile ripescaggio in Serie B del Catania. Scoop. Certezzo, sali, certezzo. Sali, certezzo, sali, non ti fare vedere. Certezzo. Dai, metti in moto, dai. Ciao, certezzo. Dai, metti in moto. Sì, metti in moto. Metti in moto. Certezzo. Metti in moto. Certezza. Perché hai spento? Ma perché... Ah, niente di vista, andava mai, senza benzina andava mai. Esatto, che va proprio a me, la produzione, no? Vabbè, ok. Certezza è saputo. Ah? Siamo con Certezzo del Dubbio, uno certezza. Dei più grandi del Dubbia, uno dei più grandi opinionisti. Certo. Hai saputo, no? Ma soprattutto io vado a scavare, so in anticipo quello che... Ah, dico, quello che domani campeggerà su tutti hai i giornali. Saputo, no? Eh? Hai saputo? Che cosa? La nostra squadra. La nostra squadra? Di box? No. No. Di pesca? Sì. Di pesca? La nostra è di pesca? Con le probabilità sarà arrivata. Ha vinto il campionato di pesca amatoriale. Che, hai saputo che, del Catania? Che cosa? No? Non mi, no, para. Dillo. Che potremmo cosa? Fare un grande salto? Che. No! Che. Chiaramente. Voglio dire, bisogna anche... Chiaramente bisogna anche stare sulla notizia, analizzando chiaramente i tanti pro, perché voglio dire una cosa... E noi che siamo in Lega Pro... E forse facciamo il salto. Ma chiaramente... Voglio dire, poi bisogna fare tante cose per la categoria, per partecipare in un modo, no? Ma è una cosa positiva, no? Sì o no? Che cosa? Dici no? Se è positivo? No? Sì! Certo! Sì o no? Ma non stai capendo, mi sei già andato a testa, ma qual è la notizia? Qual è? Certezza del Dubbia, sì. Ci sarà un motivo perché ti chiamano certezza del... Perché io ho le... Oh, so, prima sei contento? Di chi? Ma parla chiaro con i miei, chi è? Che, non che forse giocheremo in Serie B, che probabilmente saremo in cadetteria. Cadetto! Una speranza che si è presto tramutata in concreta possibilità. In città la voce si è diffusa e adesso non resta che attendere l'esito della vicenda. Il ripescaggio in Serie B passa da un iter che la società dovrà seguire con documentazioni, fideiussioni e versamenti. Ma la certezza è che sarà battaglia con le altre società di Cive, di Novara, Siena e Ternana che faranno valere i loro diritti, così come i rossazzurri che vantano credenziali più che credibili. Intanto ieri la truppa di Sottile ha continuato a lavorare sotto il sole di Torre del Grifo dopo una sessione in palestra, approfondimenti tattici e partitella sul campo, nel pomeriggio dopo il riscaldamento ripetute sui 300 metri. Oggi i tifosi riabbracceranno la squadra, alle 18 partitelle in famiglia nel centro sportivo rossazzurro, previsti due tempi da 25 minuti con le porte della tribuna aperte ai propri supporters. Curiosità per vedere i nuovi Angiulli, Ciancio Silvestri, Marotta Calapai e il ritorno di Cristian Giama. Quest'ultimo, insieme ad un altro nuovo acquisto, Federico Angiulli, verrà presentato domani alle 15 nella sala conferenze di Torre del Grifo. Intanto cresce il numero degli abbonati. Alle 19 di mercoledì 18 luglio il dato parla di 783 tessere sottoscritte.
Gruppo che si cementa in ritiro in occasione del compleanno del nuovo arrivo Simone Ciancio, 31 anni per lui. I compagni hanno festeggiato il terzino nella cena di squadra. Da Torre del Grifo per Ultima News, Daniele Di Frangia.